partiamo con le parole che di solito dico a fine cerimonia, partiamo invece all'inizio. Perché a seguito delle mie parole, il Vescovo farà la benedizione della bandiera che i pensionati ci hanno donato e vi ringraziamo tanto per questo dono. Ringrazio tutti i partecipanti, tutti i presenti e non. Ringrazio il Vescovo che, nonostante i tanti impegni, è qui presente con noi ad officiare la messa, che per noi è motivo di vanto e di orgoglio. Quest'anno non voglio dire le cose che di solito si dicono in queste cerimonie. I vigili del fuoco, che cosa fanno, cosa non fanno, il distaccamento di Ivrea. Voglio dire una cosa diversa. Voglio fare un ringraziamento particolare a tutti i pensionati. È 2 anni che non ci vediamo e invece quest'anno siamo riusciti ad averli di nuovo qui con noi. Perché un ringraziamento ai pensionati? Perché ho fatto una riflessione e ho pensato a come vengono formati oggi i vigili del fuoco. I vigili del fuoco che arrivano da circa 8-10 anni a questa parte vengono formati decisamente bene con delle specializzazioni dalle scuole. Le scuole centrali fanno, secondo me, un ottimo lavoro, secondo anche tutti i capi turno che abbiamo qua, perché si trovano persone subito pronte ad entrare nelle squadre e a prestare soccorso. Hanno varie specializzazioni, SAF, NVCR, fluviali. Quindi per noi è un grande vantaggio. Perché i pensionati? Perché i pensionati sono stati i miei formatori, i nostri formatori. Siete stati voi i nostri istruttori. Quando gran parte di noi che siamo qui presenti, siamo entrati fino all'85, 86 e oggi sono già in pensione prima di me, buon per loro. Tutta la parte del 76, che siete qua numerosi, siete quelli che facendo gli interventi con voi, non avendo secondo me la preparazione che le scuole a suo tempo ci dava, ci avete preparato voi, ci avete formato voi, accompagnandoci negli interventi e quindi imparando a come approcciare ad un incendio, ad un soccorso persona. Siete stati i nostri istruttori e quindi secondo me è doveroso ringraziarvi per la formazione che abbiamo avuto da voi. Possiamo partire con la benedizione a questo punto della bandiera. Grazie a tutti. È un gesto così simbolico soltanto. Sappiamo che la bandiera rappresenta un popolo, una nazione, rappresenta una comunità. Ed è stato molto bello sentire da parte del comandante che questa comunità è fatta di giovani che arrivano, è fatta di alcuni che sono in servizio, ma è fatta anche di coloro che hanno svolto il loro servizio. Noi in questo momento, benedicendo la bandiera italiana, vogliamo ricordare tutte le generazioni che sul territorio della nostra nazione hanno svolto dei compiti, a volte ufficiali, a volte neanche ufficiali. Pensiamo a tutto il lavoro svolto dai genitori, in quanto genitori. Non c'è nessuna patente particolare per essere genitori, ma c'è veramente la missione grande di allevare e di educare dei figli. E allora vogliamo pregare anche per i genitori di oggi perché seguano quelle orme. Io dico sempre, ma lo dico con profonda convinzione, che il poco o il qualcosa che sono lo devo alla mia famiglia, lo devo a ciò che mi hanno trasmesso la mamma e il papà. E a loro volta i nonni e tutti coloro che hanno svolto una, che hanno avuto una presenza nella mia vita. Ecco, non si benedice, si ricorda, si ringrazia per non dimenticare, per non dimenticare. E allora questa benedizione non è su un pezzo di stoffa, ma è sul simbolo di qualche cosa di grande e di bello che tutti noi abbiamo avuto nella nostra vita e che portiamo dentro di noi, a volte inconsapevolmente, senza neanche pensarci, ma che portiamo dentro di noi e che siamo chiamati a trasmettere a nostra volta. Benedici, Signore, questo drappo che rappresenta la nazione italiana e che rappresenta tutta la vita del popolo italiano.
Noi ti ringraziamo per averci donato una patria e questa patria. Ti ringraziamo per tutti coloro che sono stati presenti nella nostra vita e che sono presenti nella nostra vita. E la tua benedizione scenda su questa bandiera, ma scenda su tutti coloro che la bandiera rappresenta. Nel nome del Padre, del Figlio, dello Spirito Santo. Amen. Allora, a nome di tutti, celebrazioni per la festa di Santa Barbara anche qui al distaccamento di Ivrea. Sì, quest'anno siamo molto contenti che siamo riusciti a fare la festa, perché era 2 anni che causa Covid non veniva più fatta. È una festa che ci fa sempre molto piacere fare, soprattutto perché è un'occasione per rivedere chi ha lavorato con noi, quindi i pensionati, e condividere questo momento che per i Vigili del Fuoco è un momento veramente particolare. Un distaccamento, quello dei Vigili del Fuoco di Ivrea, molto unito, compatto e con tante persone che si impegnano in diverse attività e interventi tutti i giorni e tutte le notti. Sì, è un distaccamento in una posizione, diciamo, strategica, perché è tra Torino e ad Aosta, ed è un distaccamento che ha un'estensione territoriale veramente vasta. Abbiamo 104 comuni all'interno del nostro territorio ed è il secondo distaccamento in Italia per estensione territoriale. Si fanno circa 1400 interventi all'anno, diciamo di svariata natura, dalle cascine agli incendi di abitazione, ascensori bloccati, soccorsi persona, ricerche persone, interventi in acqua. È un distaccamento che è veramente dotato per tutti i tipi di intervento. Rispetto al periodo pandemico c'è stato un incremento degli interventi con il termine del lockdown, oppure bene o male sono sempre mantenuti uguali come numero? No, con il periodo pandemico gli interventi erano scesi, diciamo che la quasi totalità di assenza di circolazione di autovetture ha quasi azzerato gli incidenti stradali. E le persone stavano più in casa, quindi le aperture porte anche sono scese tantissimo, sono aumentati i soccorsi persona. Però devo dire che in tanti anni comunque che io presto servizio nel Corpo Nazionale, devo dire che il Ministero ci è stato molto vicino e ci ha sempre dotato di tutti i tipi di protezione. Noi non abbiamo mai avuto problemi di mascherine, guanti, tute per fare questi tipi di intervento. Devo dire che e c'è stata anche la solidarietà di altri, anche sindaci che ci hanno portato del materiale. Quindi noi non abbiamo proprio mai avuto problemi. Ieri celebrazione di Santa Barbara al comando provinciale a Torino e l'ingegnere Carrolo ha annunciato che purtroppo andrà via da Torino per assumere un nuovo incarico in Friuli. Vuole salutarlo? Sì, allora va bene, un ennesimo saluto, perché ieri l'ho salutato chiaramente di persona, ero a Torino presente, ho voluto tutti i capisede presenti. È un'ottima persona, veramente un'ottima persona, ho conosciuto tanti comandanti, però devo dire che con lui, come anche con altri, c'è stato un feeling particolare, una persona molto attenta alle esigenze di tutto il personale, una persona valida. Mi fa piacere che abbia ottenuto l'incarico di direttore, perché è un buon fine carriera, e mi dispiace non averlo più come comandante, perché ripeto, abbiamo lavorato veramente bene insieme. Però altrettanto sono contento che arrivi l'ingegnere Bennardo Vincenzo, anche lui un'ottima persona, io lo conoscevo da funzionario, ma poi è stato in direzione. Credo che sia un ottimo comandante anche lui, che farà del bene per il comando di Torino. È un comandante fermo, deciso, e che so che anche in altri comandi ha svolto degli ottimi lavori. Quindi molto molto contento che arrivi lui.